La scuola primaria Carlo Ignazio Giulio di San Giorgio Canavese per la sezione Chilometri Insieme, la primaria di Vaia per la sezione Piedilinea, la Pietro Guglielmo per la sezione Patti per Camminare, la scuola secondaria di primo grado Salvador Allende di Robassomero per la sezione Promuoviamo Autonomia. Sono questi i vincitori della 10ª edizione di A Scuola Camminando, il progetto di mobilità sostenibile ideato nel 2005 dall'allora provincia di Torino nell'ambito del tavolo di Agenda 21 e portato avanti ora dalla città metropolitana per diffondere e incentivare con la collaborazione delle amministrazioni locali i percorsi casa-scuola dei bambini a piedi o in bicicletta, riducendo l'uso dell'automobile. La premiazione del concorso si è svolta a Teatro Vittoria in via Gramsci a Torino. Alla scuola primaria Principi di Piemonte di Villarbasse è andato il trofeo Locandina per gli autori dell'immagine pubblicitaria prescelta dalla giuria per simboleggiare la prossima edizione del concorso. Il premio Raccogli Albero Tris Book Family Scuole a Bordo è andato alla primaria di Montalto d'Ora, che ha realizzato un albero di percorsi sicuri casa-scuola. I premi consistono in interventi educativi e formativi legati al tema del concorso o della sostenibilità ambientale. 26 le scuole che hanno partecipato al concorso nell'anno scolastico 2014-2015. 2000 i bambini che in media hanno preso parte a ognuna delle giornate del Pedibus, che hanno consentito un risparmio di emissioni di CO2 reali di 6 tonnellate e mezzo. Sono 10 anni di impegno da parte della provincia prima, della città metropolitana oggi, 10 anni di impegno virtuoso. Perché si parla di un coinvolgimento di 2000 bambini, di moltissime scuole e di molti comuni del nostro territorio. Ho avuto modo di dire, proprio salutandoli, che educarci ed educare a camminare significa rispettare l'ambiente, coltivare anche le amicizie, perché nel momento in cui i bambini fanno un tratto di strada insieme, in realtà legano anche e si conoscono di più. E c'è un incontro fra generazioni, perché abbiamo avuto modo di vedere e di apprezzare molti volontari appartenenti a varie associazioni che partecipano a questo progetto. Ovviamente c'è la presenza importantissima dei comuni che sostengono a vario titolo e in vari modi questo progetto. Io credo che davvero si stia seminando in positivo perché le persone ritornino a familiarizzare con una pratica che chiaramente non può che essere virtuosa.